Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sarebbe ancora questo governo di destra-destra? Beh, sì, non ho cambiato, come dire, modo di definirlo. L'importante però è capire, scusi, al di là delle definizioni, l'importante è capire se questo governo, che sicuramente è un governo di destra, decisamente di destra, sta portando avanti delle politiche che sono positive per il Paese. Quindi credo che questa sia, come dire, la domanda che uno si deve porre al di là dell'etichetta del destra-destra e della sinistra-sinistra. Ma guardi, allora, intanto il contesto è un contesto decisamente complicato e che si complica sempre di più: una pandemia che è appena finita, una guerra che è alle porte dell'Europa, un'inflazione che comunque penalizza le famiglie, obbligando la Banca Europea ad alzare i tassi, quindi è un contesto, la crisi energetica che continua a esserci. In questo contesto comunque i provvedimenti che ha preso il governo Meloni comunque sono provvedimenti che tengono il deficit e il debito sotto controllo, e alcuni provvedimenti sono provvedimenti, per esempio il provvedimento dell'innalzamento del cuneo fiscale, quindi le risorse messe per i lavoratori per il cuneo fiscale sicuramente sono una misura che contrasta la spinta inflazionistica. Poi ci potrebbero essere misure, come dire, migliori e diverse? Sicuramente sì. Sul tema sanità credo degli investimenti che riportino il tasso degli investimenti della sanità pubblica rispetto al PIL, come era nel governo Draghi, quindi al 7%, sicuramente un'attenzione maggiore al tema della natalità, non c'è una, diciamo, una politica sistemica sul tema le piace della questo natalità, governo, diciamo, fatto... in una parola, giudica tutto quello, luci sei mesi ombre. E mezzo se mi chiede giudica positivi. Sì, i primi mesi li giudico positivi, anche se ho anche accennato ad alcune aree nelle quali secondo me si può fare di più. Allora, Massimo.